Dai, vado? Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, notto, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. L'effetto che fa, vengo anch'io, notturno. Dunque, siamo in questo studio di Monza dove da qualche giorno stiamo registrando un disco di canzoni di Dario Fo. Noi abbiamo scelto 15 canzoni che stiamo registrando, ma la cosa più importante è che ho deciso di farmi accompagnare da una vera e propria jazz band, che in questo caso è condotta, diretta, organizzata e orchestrata da Paolo Tomelleri, che abbiamo qui con noi e che è un po' il testimone di questo tempo, Paolo, no? È un capezzo che tu cominci a fare, secondo me, qualcosa che arricchisce. Che ti vedi che proprio collaborare con Iannacci direi del 57-58, perché voi eravate amici oltre eravamo che... amici, prima di tutto eravamo amici e poi casualmente suonavamo tutti e due, amavamo la stessa musica e ci siamo incontrati anche sul piano musicale. Giù a me piace quella parte. Ma perché avevamo deciso così? Ma ascoltiamola, ascoltiamola. Massimo, io vorrei fare solo sì? Una nota. Quando c'è più siamo due giorni con la gamba in do minore. Ma mai rifacciamo noi nel finale. Ma abbiamo sbagliato noi? No, lui è andato avanti. No, no, io l'ho fatto, invece di chiudere, ma perché? Perché? Ho fatto, ma perché? Sbaglio. Che si è aperta la portiera. Cacciato giù, pardon, è caduto giù, no, è andato, però forse è meglio con la batteria, sai? Sì, sì, sì. Perché fa lo stesso insegno? Perfetto, questa è giusta. Sì, però fammi risentire un attimo. Vuoi risentire un attimo? No, perché non fa lo stesso disegno due volte. Che la sì, volta. Paolo! Non abbiamo pensato a sta cosa. No, non lo fare, io lo farei quando facciamo il cambio. Cioè, la prima volta che abbiamo fatto la prima volta. Ah, ho capito. Mi è venuto naturale andare sulla... Andare subito sulla strofa. Vengo anch'io, no, no, perché? Perché no? Tutto giù l'Armando! Buono. Sì. Massimo, comunque io devo rifare il finale perché sono stato destabilizzato. Ok, allora rifacciamo il finale di contrabbasso e di clarinetto. Dai. Questo suono che noi stiamo cercando di creare è un suono che prende spunto dal mondo del jazz, quello forse più classico, più divertito, divertente, quello magari vicino in qualche modo anche alla canzone d'autore di quegli anni, perché allora c'era stata, non so se tu sei d'accordo con me, c'era stata un grande miscuglio, una grande contaminazione tra quel mondo gezzato, di intrattenimento, simpatico, divertente, con la canzone d'autore. Ma perché penso che questo dimostri il fatto che quando la musica ha una sua validità intrinseca, proprio al di là di chi la interpreti, si può esprimerla in diversi linguaggi senza snaturare però la sua essenza. Il disco si chiamerà Le canzoni del signor Dario Fo, ci saranno 15 canzoni, il lavoro, chiamiamolo artistico, è quello di non proprio registrare delle cover, cioè di non fare esattamente quello che c'è già sul mercato, ma di tentare una via nuova, naturalmente in questa chiave, diciamo, chiamiamola da jazz band, e speriamo poi che il risultato piaccia a quelli che ci ascolteranno.